presso l'altare ove santa dimori, corro per chiederti grazia e favori, con viva fede vengo ai tuoi piedi, o Santa Rita, prega per me. Con viva fede vengo ai tuoi piedi, o Santa Rita, prega per me. Degli impossibili tu sei la santa, per te di grazie il mondo s'ammanta, con viva fede vengo ai tuoi piedi, o Santa Rita, prega per me. Con viva fede vengo ai tuoi piedi, o Santa Rita, prega per me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Recitavi Vespri, i salmi sono del martedì prima settimana, pagina 88. Ora è venuto il regno di Dio e la potenza del suo Cristo. Alleluia. Ti ascolta il Signore nel giorno della prova, ti protegga in nome del Dio di Giacobbe. Ti mando l'aiuto dal suo santuario e dall'alti di Sion si sostenga. Ricordi tutti i tuoi sacrifici e gradisca i tuoi olocausti. Ti conceda secondo il tuo cuore, faccia riuscire ogni tuo progetto. Esulteremo per la tua vittoria, spiegheremo i visibili in nome del nostro Dio. Adempia il Signore tutte le tue domande. Ora so che il Signore salva il suo consacrato, gli ha risposto dal suo cielo santo, con la forza vittoriosa della sua destra. Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo salvi. Salva il Re, o Signore, rispondici quando ti invochiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora è venuto il regno di Dio e la potenza del suo Cristo. Alleluia. Hai ripreso la tua forza, hai conquistato il regno. Alleluia. Signore, il re gioisci della tua potenza, quando esulta per la tua salvezza. Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore, non hai respinto il voto delle sue labbra. Gli vieni incontro con larghe benedizioni, gli poni sul capo una corona di oro fino. Vita ti ha chiesto, a lui l'hai concessa, lunghi giorni in eterno senza fine. Grande la sua gloria per la tua salvezza, lo avvolgi di maestà e di onore, lo fai oggetto di benedizione per sempre, lo indi di gioia dinanzi al tuo volto. Perché il re confida nel Signore, per la fedeltà dell'Altissimo non sarà mai scosso. Alzati, Signore, in tutta la tua forza, canteremo inni alla tua potenza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Hai ripreso la tua forza, hai conquistato il regno. Alleluia. Ti servano tutte le creature, la tua parola le ha create. Alleluia. Tu sei degno, Signore di nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà furono create, per il tuo volere sussistono. Tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprirne i sigilli. Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra. L'agnello che fu immolato è degno di potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti servano tutte le creature, la tua parola le ha create. Alleluia. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, rafforza in noi la fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che tu ci hai rivelato e promesso, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circoncidergli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: andremo con gioia alla casa del Signore. Andremo con gioia alla casa del Signore. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Andremo con gioia alla casa del Signore. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore.
andremo con gioia alla casa del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano. Andremo con gioia alla casa del Signore. Ed io verrò da te, figlio, nel silenzio mi accoglierai, voce poi la libertà. Nella tua parola camminerò. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo poda perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Gloria a te. Ieri sera, lo ricordate, abbiamo letto l'ultima parte della prima lettera di Pietro, perché non l'avevamo fatto durante i 15 giovedì. Questa sera mi sono chiesto di cosa parlare durante questa omelia e ho pensato, guardando un po' a questo foglio che alla fine della messa utilizzeremo, cioè molto spesso noi ripetiamo con una certa meccanicità le preghiere che ci vengono proposte, ma quasi mai ci fermiamo a riflettere su quello che noi diciamo o su quello che noi chiediamo direttamente a Dio, oppure, come in questo caso, attraverso l'intercessione dei santi, sia essa Santa Rita o qualsiasi altro santo. E allora ho detto, leggiamo insieme queste preghiere che diremo anche questa sera al termine della messa e vediamo di ricavare qualcosa che possa essere utile per la nostra vita di cristiani. La prima preghiera che diciamo, così dice il sacerdote: ti onoriamo, o Santa di Cascia, per la tua fedeltà alle promesse battesimali. Intercedi per noi presso il Signore, perché viviamo con gioia e coerenza la nostra vocazione alla santità, vincendo il male con il bene. Bene, la prima cosa che possiamo dire, sicuramente possiamo onorare Rita da Cascia, perché se la Chiesa ce la propone come santa, cioè come modello di vita cristiano, vuol dire che
veramente rimasta fedele a quelle promesse battesimali che, diciamo, altri, quando noi siamo bambini e veniamo presentati al fonte battesimale, prendono per noi, ma che poi durante l'arco della nostra esistenza gradualmente devono diventare qualcosa che passano da papà, mamma, dai padrino e madrina, dalla comunità a ciascuno di noi. Fedeltà alle promesse battesimali. Ecco, guardandoci un po' intorno, penso che anche a voi sia capitato di notare che una volta i sacramenti si facevano in chiesa, adesso si fanno nelle sale. Cioè, sto dicendo semplicemente questo: si deve preparare il sacramento, si deve sapere la data di quando si amministra la prima comunione, la cresima o qualsiasi altro sacramento, non perché bisogna prepararsi adeguatamente a ricevere quel sacramento, ma perché bisogna andare a prenotare la sala, sennò poi non si trova la sala dove far festa. Ma dov'è la vera festa? In chiesa o in sala? Per noi cristiani dovrebbe essere in chiesa e poi nella vita di tutti i giorni. Ma anche noi cristiani ci stiamo abituando gradualmente a mettere queste condizioni. Non andiamo lontano, nella nostra piccola parrocchia ho dovuto minacciare i genitori dicendo: non gli faccio fare né cresima, né comunione, né niente quest'anno se non cominciamo a venire a messa. A che serve fargli fare la prima comunione, la cresima o qualsiasi altro sacramento se poi questi gesti, questi atti di vita cristiana, questi mezzi che il Signore ci ha dato perché possiamo raggiungere con speditezza quelli che sono i traguardi della santità, ecco, non li utilizziamo, li mettiamo nel dimenticatoio dopo che abbiamo fatto la festa in sala. A che serve? Quindi rimanere fedeli alle promesse battesimali. Io non so se ricordate quali sono le promesse battesimali. Io ho cercato di raggrupparle insieme, di farvi capire più o meno quali sono gli impegni che noi dovremmo poi svolgere gradualmente nella nostra vita di cristiani. La prima parte è una rinuncia al male, rinuncia al peccato, rinuncia a Satana e a tutte quelle che sono le cause e le origini del male. Ecco, la prima rinuncia dice: rinuncia al peccato per vivere da liberi figli di Dio. Sì, ma come? Non è facendo il peccato che siamo liberi? Sembrerebbe di sì, perché quando uno può fare quello che gli pare e piace, allora sono libero. Ma non è così. Infatti, a furia di ripetere gli errori, a furia di ripetere il peccato, non diventiamo liberi, al contrario, diventiamo schiavi del peccato, diventiamo schiavi di quelle situazioni che poi ci costringono a ripetere quelle azioni sbagliate davanti a Dio, per le quali magari ci vantiamo anche. Una per tutte, la convivenza. Il cristiano non convive, il cristiano va davanti all'altare del Signore per celebrare il sacramento del matrimonio. Invece oggi tanti buoni cristiani che vanno pure a messa, che fanno pure la comunione, convivono. Non hanno il coraggio di venire davanti all'altare del Signore e di promettere per tutta la vita amore, fedeltà, piacere di stare insieme ad una persona scelta, amata e da amare e da farsi amare. Quindi rinunciare al peccato per vivere da liberi figli di Dio, perché il peccato ci fa schiavi, ci toglie quella libertà di essere persone capaci di andare verso colui che ci ha creato a sua immagine e somiglianza. Rinuncia alle seduzioni a fascino del male per non subire il peccato e le sue conseguenze. Certamente non possiamo dire che il cristiano non senta
quelli che possono essere il fascino delle cattive azioni, delle scelte sbagliate. Certamente attraggono anche il cristiano queste situazioni sbagliate. Però, ecco, che cosa è più importante? Godere un momento, essere felici per un istante, oppure è più importante guardare e mirare la nostra esistenza per ottenere quella felicità che non ha fine nella vita che il Signore ci ha promesso? E poi l'ultima delle tre negative: rinuncia a Satana, origine e causa di ogni peccato. Ecco, sappiamo bene che Satana sa fare bene, sa fare molto bene il suo mestiere. Ci inganna con una estrema facilità. Va in giro, dice San Pietro nella lettera che abbiamo commentato in questi 15 giovedì, va in giro cercando chi divorare, e aggiunge: resistetegli saldi nella fede. Quindi avere questa capacità di rinunciare al male, di rinunciare a colui che ci lusinga facendoci vedere belle quelle scelte sbagliate che dovremmo fare, e invece scegliere quello che apparentemente costa molto di più, paga molto di meno al momento, ma in vista dell'eternità è molto più importante. E poi nella seconda parte, sempre delle promesse battesimali, segue la professione di fede, quel primo credo che si fa risalire al Concilio di Gerusalemme, che contiene più o meno gli stessi argomenti di quello niceno-costantinopolitano, che è un po' più ampio, ma gli articoli di fede sono quelli. Credo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, incarnato, morto e risorto, il centro, il nucleo della nostra vita di cristiani. Credo nello Spirito Santo, in colui che, dopo Gesù, guida per l'eternità o verso l'eternità e la felicità finale tutta la Santa Chiesa. Credo nella Chiesa, una santa cattolica. Credo nella comunione dei santi, nella remissione dei peccati, nella resurrezione della carne e nella vita eterna. Ecco, sono realtà che devono far parte, devono essere un tutt'uno con il nostro, con la nostra professione di fede di cristiani, ma non solo della domenica o di qualche giorno particolare dell'anno. Devono essere per noi, ecco, momenti di fede vissuti giorno per giorno. Dobbiamo tenerli presente sempre, perché è la base su cui noi possiamo poi costruire quel palazzo della santità a cui Rita e tanti altri buoni cristiani sono arrivati. E poi, ecco, gli diciamo: intercedi per noi presso il Signore, perché viviamo con gioia e coerenza la nostra vocazione alla santità, vincendo il male con il bene. Perché viviamo con gioia e coerenza. Un cristiano triste, un cristiano morso, è un cristiano che non esiste, è un cristiano che va buttato nell'immondizzaio, perché il cristiano deve avere dentro di sé un'anima gioiosa per la scelta di fede che ha fatto, per la vita che conduce se è coerente al Vangelo che ha abbracciato. E poi, ecco, questa coerenza è molto bello quando possiamo dire di noi stessi che abbiamo accettato di fare una scelta, e questa scelta ce la portiamo dietro giorno per giorno, certo con sacrificio, certo con tante di quelle preoccupazioni, però quanto è bello poter guardare verso l'alto e dire a Dio quella preghiera che ci ha insegnato Gesù: Padre nostro. Ecco, quando c'è
gioia e coerenza. Questo nome sulle nostre labbra diventa veramente qualcosa di fondamentale, qualcosa di bello, qualcosa di importante. Ci dà quella dignità di figli che per noi è essenziale se vogliamo vivere una vita da cristiani. Ma vedete, quello che vi sto dicendo per il battesimo vorremmo affrontarlo per tutti i sacramenti, perché tutti i sacramenti meritano di essere spulciati, così come ho cercato di fare per quanto riguarda le promesse battesimali. Però andremo molto lontano e quindi non ce la faremo. La seconda di quelle preghiere che diciamo suona così: ti onoriamo, o gloriosa Santa Rita, per la tua testimonianza di amore alla preghiera in tutte le età della vita. Aiutaci a rimanere uniti a Gesù, perché senza di Lui non possiamo far nulla e solo invocando il Suo nome possiamo essere salvati. Bene, la prima parte, quando la leggevo per cercare di commentare con voi quello che diciamo al Signore, mi ha fatto venire istintivamente in mente quando noi presentiamo dei bambini e gli facciamo ripetere le prime preghierine, quando gliele abbiamo insegnate con orgoglio, ecco, diciamo, di davanti a Padre Menato la preghiera che ha imparato, Ave Maria, Padre Nostro e così via. E il bambino quasi recitando, ma recitando nel vero senso del termine, cioè facendo teatro, ripete quella preghierina che abbiamo imparato. Quando questo bambino o bambina comincia a fare la prima comunione, la cresima, poi si scorda che quelle preghiere che ha imparato e ha recitato da bambino vanno ripetute giorno per giorno. È un modo per collegarsi a Dio, per ringraziarlo di tutti i doni che Lui ci fa, dei benefici che ci concede. Ma dice qui: amore alla preghiera in tutte le età della vita. Non esiste se mi va, se mi sento, se mi capita, se non piove, se piove. No, perché molto spesso noi condizioniamo, per esempio, la nostra presenza alla messa domenicale ad una di queste condizioni. E che razza di amore alla preghiera, perché la preghiera per eccellenza per noi cristiani è offrire il sacrificio eucaristico. Che razza di amore è quando noi ci neghiamo la parte migliore, quando ci proibiamo di accostarci a cibarci dell'Eucaristia, a mangiare Gesù, il quale costantemente ci dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Ecco, l'amore alla preghiera fa diventare vita di tutti i giorni quello che noi chiediamo a Lui nella preghiera. E poi aggiungiamo: aiutaci a rimanere fedeli a Gesù, perché senza di Lui non possiamo far nulla. Guarda caso, il Vangelo di questa sera, Davide ai tralci, ce lo ha ripetuto con molta tranquillità quello che abbiamo letto appena adesso. Quindi, se noi rimaniamo uniti a Gesù, se rimaniamo strettamente legati a Lui come il tralcio alla vite, allora è facile che possiamo avere anche questo amore vero verso la preghiera, e che, avendo questo amore disinteressato e vero alla preghiera, rimaniamo uniti a Cristo e ci convinciamo giorno per giorno della sua importanza nella nostra esistenza di cristiani. Sappiamo tranquillamente e comprendiamo come Lui diventa indispensabile. Senza di Lui non possiamo far nulla. Se pretendiamo di essere autosufficienti, ecco, in questo caso rinunciamo ad una cosa molto bella, a quella compagnia, a quella vita che Gesù ci offre stando con noi, agendo insieme a noi, camminando come con i discepoli di Emmaus per la strada della vita di tutti i giorni. E allora
Ecco, non riteniamoci meno amati se chiediamo a Gesù di stare insieme a noi. Viviamo con Lui, invochiamo il Suo nome, ecco perché solamente con questo nome abbiamo possibilità di guardare con serenità alla nostra salvezza, possiamo pensare di arrivare a quel premio celeste che Lui, morendo per noi sulla croce, ci ha promesso e che vuole dare a ciascuno di noi, proprio perché è volontà del Padre che tutti gli uomini da Lui creati possano raggiungere la salvezza. Cristo Gesù. In Cristo Gesù ci ha lasciato il dono della sua pace. Invochiamo Dio nel suo nome dicendo: donaci la tua pace, Signore. Per tutti i sacerdoti posti a capo delle chiese e comunità locali, perché siano fedeli al loro mandato di rinsaldare i cristiani nella fede, preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Per i laici impegnati nell'azione sociale e politica della pace, perché si conformino sempre allo spirito cristiano della non violenza e del perdono, preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Per le classi sociali e per le nazioni più in conflitto, perché promuovano progetti di pacificazione fondati sulla giustizia, preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Per la nostra comunità, perché sia capace di gesti concreti di riconciliazione e di fraternità, preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Per noi, chiamati ad essere pacificatori, perché non ci lasciamo turbare dalle paure della morte o dell'incertezza del futuro, ma confidiamo nella presenza del Cristo che ci ama, preghiamo. Preghiamo anche per Vincenzo e Monica, che sono qui in mezzo a noi, per ringraziare il Signore per i loro 25 anni di vita coniugale. Il Signore conceda loro vita, prosperità, amore e pace. Per questo preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. Questa sera siamo chiamati a pregare per le anime del Purgatorio. Preghiamo il Signore che nella sua misericordia li accolga tutti e quanto prima nel suo regno di pace e di gioia. Per questo preghiamo. Donaci la tua pace, Signore. O Signore Gesù, che ci hai lasciato in dono la tua pace, per vincere ogni turbamento e paura, fa che diffondiamo attorno a noi la gioia di chi sa che il potere del male non può prevalere su chi confida in te. Tu che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai. Chiedo solo di restare accanto a te. Sono ricco solamente dell'amore che mi dai. È per quelli che non l'hanno avuto mai. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. È per sempre la tua strada,
la mia strada resterà nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai. Con la mano nella tua camminerò. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai. Rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai. Con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà. Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai. Con la mano nella tua camminerò. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria nel suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, i doni della tua Chiesa in festa, e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue,
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione e la fine della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Raffaele e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, la potenza e con la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Mai bellezza infinita, tardita mai, tardita mai, bellezza così antica e così nuova. Eppure, Signore, tu eri dentro me, ma io ero fuori, deforme com'ero, guardavo la bellezza del tuo creato. Tardita mai, bellezza infinita, tardita mai, così antica e così nuova. Eri con me e invece io, Signore, non ero con te. Le tue creature mi tenevano lontano, lontano da te. Mai bellezza infinita, tardita mai, tardita mai, bellezza così antica e così nuova. Tu mi chiamasti e quella tua voce squarciò la sordità. Tu balenasti e fu dissipata la mia cecità. Tardita mai, bellezza infinita, tardita mai, tardita mai, bellezza così antica e così nuova. Tu emanasti il dolce tuo profumo, di te ho fame e sete. Toccato e ora io anelo alla tua pace. Tardita mai, bellezza infinita, tardita mai, tardita mai, bellezza così antica e così nuova.
Se siamo morti con Cristo, crediamo che con Cristo anche vivremo. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni li chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele e suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Se siamo morti con Cristo, crediamo che con Lui anche vivremo. Alleluia. Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ti onoriamo, o Santa di Cascia, per la tua fedeltà alle promesse battesimali. Intercedi per noi presso il Signore, perché viviamo con gioia e coerenza la nostra vocazione alla santità, vincendo il male con il bene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti onoriamo, gloriosa Santa Rita, per la tua testimonianza di amore e la preghiera in tutta l'età della vita. Aiutaci a rimanere uniti a Gesù, perché senza di Lui non possiamo far nulla. E solo invocando il suo nome possiamo essere salvati. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti onoriamo, o Santa del Perdono, per la fortezza e il coraggio che hai dimostrato nei momenti più tragici della tua vita. Intercedi per noi presso il Signore, perché superiamo ogni dubbio e paura, credendo nella vittoria dell'amore anche nelle situazioni più difficili. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io onoriamo Santa Rita, esperta della vita familiare, per l'esempio di virtù che ci hai lasciato come figlia, come sposa e madre, come vedova e suora. Aiutaci perché ciascuno di noi valorizzi il dono ricevuto da Dio, seminando speranza e pace attraverso il compimento dei doveri quotidiani. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti onoriamo, o Santa della Spina e della Rosa, per il tuo amore umile e vero a Gesù crocifisso. Aiutaci a pentirci dei nostri peccati e ad amarlo anche noi, con i fatti e nella verità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il frutto dello Spirito è l'amore, tu Rita l'hai vissuto. Ottienilo per noi. Il frutto dello Spirito è la pace, tu Rita l'hai vissuta. Ottienila per noi. Il frutto dello Spirito è la pazienza, tu Rita l'hai vissuta. Ottienila per noi. Il frutto dello Spirito è il perdono,
tu Rita l'hai vissuto. Ottienilo per noi. Il frutto dello spirito è la purezza, tu Rita l'hai vissuta. Ottienila per noi. Il frutto dello spirito è la fedeltà, tu Rita l'hai vissuta. Ottienila per noi. Prega per noi, Santa Rita, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Signore Gesù, oggi attraverso le mani di Santa Rita, noi ti presentiamo le nostre situazioni personali e il nostro immenso desiderio di bene per le nostre famiglie e la nostra comunità. Manda su di noi, o Cristo Gesù, lo Spirito Santo, perché i nostri atteggiamenti e le nostre parole, come quelli di Santa Rita, siano ispirati al tuo Vangelo e guidati dalla tua grazia. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione di Santa Rita vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ogni stagione del mondo attraversa una notte, e l'uomo sempre si sente smarrito e bambino, sente il bisogno di stelle, segni d'amore nel cielo, e il Signore le accende nel cielo lassù. C'era una volta una madre, la vita di tutti, lotta tra gioia e dolore, amando il Signore. Ed ecco Dio la chiama a essere luce per tutti. Là sopra i monti di Cascia si è acceso un amore. Tu Rita sarai segno per noi di questo amore. Tu Rita sarai segno per noi di questo amore. Dentro l'amore più umano la porta il suo Dio, vede fiorire i suoi figli, arriva la morte. Intorno c'è la vendetta, ma nel suo cuore perdona, e nelle case la pace ritorna con lei. Seguimi, dice il Signore, ti porto lontano, strade per lei sconosciute percorre un mattino, sposa il Signore del mondo, tante sorelle per lei, una presenza di Dio nell'umanità. Tu Rita sarai segno per noi di questo amore. Tu Rita sarai segno per noi di questo amore. C'è in ogni uomo la sete profonda di Lui, bere alla fonte di Dio pienezza di vita, in un silenzio d'amore, lei si consacra al Signore, che la riempie di grazia e di santità. Spazi infiniti si aprono ad ogni fratello, su ogni volto le appare il volto di Cristo, si sente madre di tutti, anche se fuori del mondo, genera Cristo nel cuore dell'umanità. Sarai segno per noi di questo amore. Tu Rita
sarai segno per noi di questo amore. Ora il suo seme è sepolto nel cuore di Dio, ed il suo fiore rinasce ogni giorno nel mondo. Noi ti chiediamo, sorella, prega il Signore per noi, perché si compia su noi la sua volontà. Tu, Rita, sarai segno per noi di questo amore. Tu, Rita, sarai segno per noi di questo amore. Volevo ricordare semplicemente che anche questa sera alle ore 21 ci sarà l'adorazione eucaristica, soprattutto a quelle persone che ci hanno raggiunto già martedì scorso.